Ah, siamo qui nella sede del Circolo Legambiente di Solofra con il presidente Antonio Giannattasio. Antonio, ci vuoi spiegare un po', le ultime attività del Circolo Legambiente e, che cosa farete in futuro per la cittadina? Allora, buonasera a tutti. Come hai detto, appunto, questa è la sede di Legambiente, la sede che dal 2012 fino al 2012 abbiamo condiviso e condividiamo insieme a altre due associazioni, AMT e Anello di Chiara, Associazione Culturale Anello di Chiara. Le attività che noi abbiamo fatto sul territorio e soprattutto diciamo, il circolo ha 10 anni, proprio quest'anno abbiamo festeggiato i 10 anni. Nasce nel 2003 come un presidio appunto di amici che avevano l'intento proprio di salvaguardare quello che era il discorso ambientale a Solofra, ma più che salvaguardare era soprattutto monitorare e dare un input soprattutto su quello che è l'educazione ambientale. Infatti uno dei punti focali di Legambiente appunto del circolo di Solofra è proprio quello dell'educazione ambientale nelle scuole. Siamo stati i primi a introdurre, diciamo, questo argomento nelle scuole. E come ti dicevo, la prima vera e propria grande manifestazione che ne abbiamo fatto nel 2003, nel settembre del 2003, era Puliamo il Mondo. Puliamo il Mondo che è inclusa in Clean Up the World, quindi in un discorso molto più grande a livello mondiale. Porta avanti proprio quello, cioè scegliere un'area, pulire quell'area, segnalare quello che era la situazione di quell'area, in qualche modo poi quindi anche lo scopo del volontariato in sé, perché non ci dimentichiamo, noi siamo dei volontari, quindi tutto ciò che noi facciamo diciamo, nasce da dentro, è la voglia di comunque amare la propria città. Quelle che noi, cioè, le cose che noi vogliamo fare in futuro sono un po' comunque tutte basate su quello che è un discorso nazionale, perché ci sono delle campagne che Legambiente Nazionale detta e tra le più importanti che il Circolo di Solofra porta avanti negli anni è certamente Puliamo il Mondo che si fa a settembre, appunto, che sono appunto 11 edizioni ormai. Salva l'arte, Solofra aperta al turismo, che noi abbiamo reso, diciamo, una manifestazione soprattutto di promozione turistica, ma non in senso di cioè Solofra turismo, facciamo venire le persone, no, a volte è anche lo scopo di far capire gli stessi solofrani della cultura e di quello che è uno scrigno d'arte, come può essere la Collegiata, il Palazzo Ducale o altre chiese minori a Solofra, cioè una ricchezza reale che Solofra ha. Quindi abbiamo fatto venire da fuori Solofra anche dei turisti e parlare di archeologia industriale del Toppolo, parlare di personaggi illustri del passato, vuol dire anche poi riqualificare e rivalutare quello che è Solofra stessa. Infatti noi poi nel sabato, di regola il sabato sera di Salva l'Arte, facciamo anche esibire dei giovani solofrani, quindi diciamo Salva l'Arte è basato un po' su tutto quello che offre Solofra dal punto di vista artistico e culturale. E poi un'altra grande manifestazione è la festa degli alberi, la festa dell'albero. La festa dell'albero che diciamo Legambiente ha acquisito perché appunto era una manifestazione che già si faceva molto in passato, Legambiente adesso la segue a livello nazionale e anche in questo caso nelle scorse edizioni abbiamo portato avanti un censimento degli alberi monumentali, gli alberi secolari di Solofra. Diciamo, è proprio partendo da queste che sono le principali manifestazioni, meglio campagne di Legambiente, che poi si sviluppa tutto un discorso di educazione ambientale nelle scuole e di monitoraggio e sensibilizzazione dei cittadini. Quindi da qui partiamo con Puliamo il Mondo, seguiamo un po' quello che è il discorso della differenziata e siamo stati più di una volta, diciamo, a proporre nello stesso momento a sollecitare quello che è la partenza del porta a porta, il centro di raccolta. Abbiamo colloquiato con l'amministrazione e stiamo ancora cercando delle risposte perché appunto ci troviamo in una situazione in cui ormai non è possibile più attendere. Così come la festa dell'albero abbiamo seguito la questione del Tiglio Secolare del Soccorso, dopo 10 anni di proposte ma nello stesso momento di denunce di quello che era la situazione dell'albero, adesso a inizio gennaio, fine dicembre, inizio gennaio, il comune ha stanziato una somma proprio per i lavori del Tiglio, quindi abbiamo raggiunto quello che era il nostro scopo, anche se in ritardo, speriamo che la vitalità, diciamo, dell'albero è ancora ottima per poter poi operare. E, mentre invece per quanto riguarda Salva l'Arte, appunto, abbiamo cercato poi di porre l'attenzione, come ho detto, su uomini illustri, su altre tipologie. Quest'anno cercheremo, Salva l'Arte si farà all'inizio di aprile, cercheremo di portare avanti proprio nel concreto la salvaguardia di alcuni monumenti e proporre quello che è possibile fare.
Ecco, a tal punto Legambiente si propone come associazione per la tutela dell'ambiente, del territorio. Sappiamo che qualche settimana fa è scoppiato il caso tetracloroetilene a Solofra. Voi come Legambiente, come vi siete mossi a tal proposito? Allora, diciamo che la questione dell'acqua è una questione che da anni viene seguita dal circolo. Prima e dopo il referendum del giugno del 2011, noi abbiamo da allora portato avanti questa questione, ma non per preservare qualche cosa, è per dire Solofra sull'acqua ha creato un impero vero e proprio, cioè nel senso che grazie all'acqua abbiamo la possibilità di dire oggi siamo un polo industriale, perché nel passato, soprattutto nella zona del Toppolo, quello che è stato lo sviluppo del manifatturiero, quindi della concia, è proprio dovuto grazie all'acqua. La concia da sempre è una delle produzioni che consuma tantissima acqua, e quindi proprio grazie a questo bene prezioso e comune, così come dettava appunto il referendum, era un bene che Solofra deve e dovrà sempre tutelarlo. Detto ciò, il discorso dell'acqua pubblica e quindi della gestione integrato del servizio idrico si muove proprio partiamo proprio da questo per passare a quello che è successo pochi giorni fa. Allora, noi abbiamo avuto questa situazione, un pozzo nella località Consolazione che è il risultato, diciamo, contenente tetracloroetilene, e questo pozzo dà acqua al serbatoio che si trova a monte della scorza, quindi sulla scorza, e poi viene ridistribuito nella rete dell'acqua potabile. Quindi diciamo che questo pozzo adesso è stato isolato. Noi, allo stato dell'arte, che cosa possiamo dire come Legambiente? Abbiamo perso un pozzo, quindi abbiamo perso una risorsa che ci dava questo bene prezioso che è l'acqua. Abbiamo chiesto già in due richieste al comune di proprio chiarire perché appunto il giorno prima, come appunto viene affermato dal sindaco, le analisi risultavano, diciamo, positive, nel senso che erano buone, e il giorno dopo alla fontana dei Quattro Leoni, quindi quando l'acqua risale e poi viene ridistribuita, risultava da parte dell'ARPAC con dei valori quindi superiori a quello che era la norma di legge. E proprio questo passaggio deve essere chiarito. Noi certamente ci siamo fatti sentire, abbiamo chiesto le analisi che adesso, visto, sono state pubblicate in parte, diciamo, quelle dell'ultimo mese sul sito, però dobbiamo ancora fare il passaggio successivo, che è quello di confrontare poi realmente questi dati con quelle che sono le verifiche che vengono fatte esterne a quello che è il discorso dell'Irno Service, che è il gestore attuale. E poi lo sai, adesso ci sta in corso tutta la macchina d'inchiesta, quindi la magistratura, più che cercare i colpevoli, che sicuramente sono importanti e quindi devono essere puniti se c'è un colpevole, noi dobbiamo pure capire che quella zona in cui non solo insiste il pozzo di Consolazione, ma anche il pozzo di Chiusa, quindi della località Chiusa di Montoro, è comunque una situazione in cui si trova immersa in quello che erano i famosi SIN, che poi sono diventati SIR. Quindi non c'è da allarmarsi, non c'è da fare allarmismi. Comunque noi sappiamo che la produzione conciaria ha, diciamo, cioè, da un punto di vista di impatto ambientale è forte, quindi non possiamo negare ciò. Ma nello stesso momento non possiamo dire che quella zona è inquinata, bisogna comunque portare avanti un discorso di bonifica, certamente, ma da quello che uscì fuori dall'epoca dalla subperimetrazione dell'ARPAC, alcuni di quei SIN, che poi appunto ripeto sono diventati SIR, erano attività dismesse e attività ancora in corso d'opera. Quindi bisogna capire realmente, anche attraverso carotaggi, monitoraggi che chiederemo poi successivamente, quindi in un futuro, o meglio, noi già l'abbiamo chiesto non solo come Legambiente, non parlo solo di Legambiente locale, ma Legambiente campano e Legambiente nazionale. Quindi una maggiore attenzione da parte dello Stato, e spero in questo che è il decreto della terra dei fuochi che sta andando avanti in Parlamento, soprattutto su quello, perché lì si parla di tutelare, o meglio, di portare avanti quello che è un discorso anche di studio epidemiologico di quello che è la zona dei SIN, e in particolar modo quindi del bacino del Sarno. Questo poi anche alla luce, ripeto, di quello che è successo. Allo stato dell'arte torno a ripetere, abbiamo perso un pozzo, quindi la situazione non è che deve essere presa sotto gamba. Dobbiamo anche seguire quello che è il percorso delle indagini, ma nello stesso momento non dobbiamo fermarci lì. Dobbiamo andare avanti e capire quella zona, qual è la cosa da fare, soprattutto un discorso di bonifiche, questo è fuori di dubbio.
Quindi attendiamo ulteriori sviluppi. Io ti ringrazio per Solo Pro Oggi TV, Carmine Russo, Antonio Giannattasio. Salve a Grazie, tutti. buonasera.